Bentornati a Edili.com, dopo una breve pausa estiva siamo di nuovo qui, riprendiamo regolarmente la nostra stagione di trasmissioni e do direttamente la parola per questo avvio della puntata di settembre al direttore della Scuola Edile di Bologna che ci presenta proprio in anteprima tutte le novità che riguardano proprio la scuola. Siamo qui nella Scuola Edile di Bologna, la nuova denominazione della scuola, con moltissime novità che riguardano le attività che stiamo portando avanti, che abbiamo incrementato in questi ultimi mesi. Abbiamo cambiato il logo della scuola e anche il nome. Avevamo bisogno di dare l'immagine di una realtà che è cambiata profondamente in questi ultimi anni. Ci siamo trovati con un'esplosione di attività. Un'esplosione di attività legata sicuramente a una nostra scelta, da un lato, che è stata quella di incrementare la parte relativa alla scuola, quindi ai giovani, e quindi l'idea stessa del vivaio di nuove professionalità per il settore edile. E abbiamo ottenuto dalla Regione il finanziamento di un ulteriore percorso di istruzione e formazione professionale, nonché l'inserimento di un quarto anno che porta i ragazzi a diploma, che peraltro con le nuove riforme potrà consentire ai ragazzi di arrivare perfino all'università. A questo si aggiunge un momento particolare in cui le imprese, i grossi gruppi comunque sembrano dedicare molti dei loro investimenti nella formazione, quindi ci troviamo con un numero elevato di commesse e quindi di persone che partecipano ai nostri corsi. Alla luce di tutto questo abbiamo dovuto approntare velocemente un piano di sviluppo anche strutturale. Abbiamo ricavato delle nuove aule attrezzate molto innovative, avremo anche spazi ricreativi che fanno un po' parte del sistema di apprendimento. Quando uno viene a fare un corso deve anche trovarsi bene. Temporaneamente abbiamo dovuto ampliare anche gli spazi di laboratorio, perché il laboratorio cominciava a diventare sufficiente per le nostre attività, costruendo una tensostruttura esterna che sarà riscaldata e dotata di tutti i comfort necessari. La scuola continua a erogare formazione comunque ai dipendenti, agli operatori del settore, ai professionisti dei vari ordini. L'attuale incremento delle attività formative sono probabilmente legate anche allo sviluppo dei lavori infrastrutturali che sono in compimento in questo momento nel nostro territorio. Pensiamo solamente all'opera del tram, a quello che sarà il passante, alle opere di manutenzione delle autostrade. Ecco, noi siamo in forte movimento su questo e cerchiamo di rispondere alle necessità e fabbisogni di questi gruppi che hanno necessità di essere formati in maniera tempestiva. Bene, a questo punto non mi resta che augurare a tutti, ai nuovi allievi della scuola, ma anche agli operatori del settore che verranno a fare formazione qui da noi, di avere un anno e una prospettiva più che positiva e che noi si sia in grado di fornire loro il servizio nel migliore dei modi. Fermati! Abbassa! Le forche devono stare tra i 20 e i 30 cm da terra, non di più. Non sempre essere tanti in cantiere vuol dire lavorare meglio, vuol dire lavorare in sicurezza e vuol dire produrre di più. Anzi, tante volte si rischia di essere troppo vicini, come abbiamo visto, significa di rischiare di rovinare il lavoro degli altri. A scuola, tra le altre cose, insegniamo ad organizzare il proprio spazio di lavoro, in modo che non ci siano interferenze con altre lavorazioni, che non siano pericolose queste interferenze e che si riesca a fare un lavoro tecnico corretto.
Proseguiamo adesso parlando del cantiere del tram di Bologna e di due particolari caratteristiche che riguardano il progetto. Una si chiama Sicuri per Mestiere, riguarda la sicurezza dei lavoratori. L'altra è l'attenzione particolare dedicata all'ambiente. Siamo a Borgo Panigale, nel cantiere del deposito della prima linea tranviaria di Bologna. Sicuramente questo è un progetto molto ambizioso che mette in campo davvero moltissime risorse. E CMB si è fatta promotrice ormai oltre un decennio fa di un progetto chiamato Sicuri per Mestiere, che sostanzialmente premia i comportamenti corretti di tutti gli addetti ai lavori. Viene organizzato con delle osservazioni periodiche da parte dei tecnici, che vanno appunto a verificare durante appunto le lavorazioni quelli che sono i comportamenti messi in atto dalle maestranze. Più che penalizzare il cattivo comportamento, si tende a premiare quello corretto, e questo è, diciamo, che è un atteggiamento vincente, perché i risultati sono davvero ottimi. La conformazione di questo cantiere è veramente complessa. Questa è un'opera puntuale, è il deposito, verranno realizzati circa 13 edifici, però c'è tutta una linea che è veramente, veramente complessa e articolata. Allora, qui davanti a me c'è un attaccaterra, una planimetria di progetto del cantiere del deposito di Borgo Panigale. Allora, una particolarità del progetto sicuramente è l'attenzione al verde. Da questa parte c'è questa grande fascia verde che contiene la sede tranviaria che incontra la città. Il verde viene portato sugli edifici perché poi sono alcune delle coperture stesse degli edifici a contenere questi giardini pensili, e quindi diciamo che sicuramente da parte dei progettisti l'attenzione all'ambiente non è mancata in questo caso. Prima di chiudere questa puntata vi ricordo come sempre che la Scuola Edile di Bologna è presente sui social ed è attiva con tutte le sue pagine, e noi con la nostra trasmissione siamo anche su YouTube. La puntata non è ancora finita, prima di salutarci vediamo insieme le selezioni regionali della gara nazionale ed il trophy, che sono iniziate proprio a Bologna lo scorso luglio. Iniziato ed il Trophy 2024. La Scuola Edile di Bologna ha organizzato le selezioni territoriali per l'Emilia-Romagna. I primi classificati andranno dritti alla finale nazionale che elegge i migliori muratori al SAIE di Bologna il prossimo ottobre. Ma andiamo ora a vedere in che cosa consiste la prova tecnica di questa selezione territoriale. La caratteristica delle gare dei muratori è che, ovviamente, essendo un concorso e quindi una prova anche di bravura, si cerca di metterli in difficoltà. Non si tratta quindi in queste gare di costruire dei muri semplici, ma dandogli da costruire degli oggetti un po' più complicati. In una delle lavorazioni che si stanno facendo alle mie spalle, appunto, si tratta di costruire una fioriera che ha una forma spirale, e quindi i mattoni ogni volta sono diversi e non si lavora come si fa normalmente con gli strumenti tradizionali, col filo a piombo e la livella, ma appunto ogni volta bisogna trovare la posizione esatta di un mattone. Questo rende molto difficile e complicato il lavoro. Il motivo è proprio questo: cercare di far emergere la capacità manuale, ma anche la capacità di ragionamento e di risoluzione di piccoli problemi tecnici che richiedono necessariamente questi manufatti, e sono, ripeto, complessi.